Viva la Radio Network, siamo oggi in compagnia al Teatro Out Off di Milano con Massimo Pongolini e Leonardo Facco, autori e ideatori di uno spettacolo dal titolo alquanto singolare. Le tasse sono bellissime, così ci dicono. Sì, esatto, è un titolo che nasce in fondo da una frase vera, una frase del ministro, ex ministro Padoa-Schioppa, il quale disse questa cosa. E io quel giorno lo stavo mangiando, ero in casa, e ad un certo punto quando ho sentito quella frase ho detto: ma sto sognando oppure è vero? Sono rimasto sbalordito a tal punto che in quel momento ho deciso di rendermi conto se io stavo vivendo dentro 1984 o nel 2007. E da lì è partita l'idea di scrivere un libro, il libro che devo dire tra l'altro è andato anche abbastanza bene, che è Elogio dell'evasore fiscale, che ho fatto io, e ancora di più è nata l'idea insieme a Massimo di far nascere questo spettacolo, che però doveva riprendere proprio la frase del ministro Padoa-Schioppa. Devo dire che senza l'apporto di Massimo questo spettacolo non l'avrei mai fatto, non avrebbe avuto nessun senso, perché l'idea è quella di raccontare una verità sconosciuta, ma attraverso soprattutto l'ironia, il divertimento, la musica. Cioè è uno spettacolo vero e proprio, non si tratta di un convegno oppure di una relazione, è uno spettacolo. Come siete riusciti a mettere in uno stesso spettacolo riflessioni di matrice, diciamo, più giornalistica con delle gag comiche su un tema comunque così complicato e difficile? Sono evidentemente le nostre due personalità, insomma, quando si mette insieme un giornalista e scrittore e mette insieme un pagliaccio è inevitabile scappare una cosa del genere, insomma. Poi evidentemente come lui nel suo intimo qualche angolino da pagliaccio c'era anche lui, io non è che voglia passare da intellettuale, però insomma magari proprio scemo non sono del tutto, e per cui ci siamo trovati molto bene, anche assolutamente in sintonia, cercando proprio di insomma, quando un'unione, una coppia artistica ovviamente funziona, insomma. Anzi, per noi è stato molto interessante, è stata per tutta un'occasione di imparare, ha aperto delle cose che ci coinvolgono tutti e che non sappiamo. Lui è stato tra i primi pochi a svegliarsi, insomma. E beh, io ho fatto ironia su queste cose, e vabbè, ho dalla mia circa 35 anni di vita di palcoscenico, di spettacolo, peraltro anche in televisione. In intervista a Radio Radicale avete detto che il motivo per cui è nato questo spettacolo è quello di abbattere il neopensiero e la neolingua. Cosa significa? Sì, questo è fondamentale, perché il concetto di neolingua attraversa tutto lo spettacolo, dall'inizio sino alla fine. La neolingua è fondamentale, Orwell lo ha spiegato benissimo, il potere non può vivere senza neolingua. La neolingua cosa fa? Trasforma completamente i concetti, cioè parole che erano di uso comune, tramandatici dai nonni, dagli avi, dai padri, non hanno più quel significato, hanno un significato diverso. La dimostrazione è che essendo io libraio, editore e scrittore, io nella mia vita faccio anche l'editore, ho provato a fare una ricerca in libreria per vedere se esisteva qualche libro che parlasse di tasse bellissime. Esistono libri sulla bellezza di ogni genere, della natura, delle donne, dell'arte, dei paesaggi, di ogni genere, ma libri sulla bellezza delle tasse non ne esistono assolutamente. La prima cosa che ho fatto quando ho sentito quella frase, infatti, sono proprio corso in libreria, nella mia libreria, a cercare Orwell e a rileggermelo. Ed è lì che è scaturita la scintilla che ha detto: dobbiamo fare qualcosa. Una delle cose di cui vado orgoglioso, e questo devo molto all'aiuto di Massimo, è che questo, benché chiaramente sia uno spettacolo che parla del mondo della politica, non è né per la destra, né per la sinistra, né per il centro, assolutamente. I politici li nominiamo casualmente solo per fare delle battute ogni tanto. È protagonista la vita politica in genere, cioè le scelte politiche in genere, il Parlamento, lo Stato è il protagonista in negativo di questo spettacolo. Però è sempre d'attualità, perché ad esempio dalla prima che abbiamo fatto 3 mesi fa ad oggi ci sono delle novità. Novità legate proprio al mio lavoro di giornalista, che continuamente trovo legate a questi argomenti, cioè le tasse, gli sprechi, la corruzione, notizie impressionanti.
Ogni genere io riempio il mio garage di nuove notizie e poi le riadatto al momento dello spettacolo. Per Viva la Radio Network è tutto. Leonardo Facco, Massimo Pungolini, Veronica Monaco da Milano.